Per differenziarsi nel mondo dell'e-commerce ci sono diverse strategie. Una di queste per realizzare un e-commerce o un'azienda online sul lungo termine è quella di creare un proprio brand, cioè vendere dei prodotti propri. Vendere dei prodotti propri non significa necessariamente creare un proprio prodotto da zero, ma può significare anche comprare o acquistare dei prodotti dall'estero, dei prodotti base marchiati con il proprio brand, quindi brandizzati. In un altro video abbiamo visto la differenza tra vendere un prodotto proprio e vendere dei prodotti di altri, quindi di altre marche, quindi essere dei rivenditori. E abbiamo anche visto tramite la nostra rubrica Q&A in una video intervista con Bruno Castelnuovo come si possono trovare dei fornitori all'estero, come per esempio in Cina, per realizzare dei prodotti propri. Ma vediamo quindi in dettaglio quali sono i vantaggi e gli svantaggi di vendere un prodotto proprio con il proprio marchio e quindi creare un proprio brand da zero. Il primo vantaggio, il vantaggio forse peculiare di vendere un prodotto con il proprio marchio è che ti permette di distinguerti dal resto del mercato, dal resto dei concorrenti, dal resto degli e-commerce e quindi di rendere unica la tua offerta. Oltre a questo non hai nemmeno concorrenza diretta perché il tuo marchio è un'entità a sé stante e i tuoi prodotti hanno un valore aggiunto che è dato dal brand. Inoltre, in base al mercato, in base al tipo di prodotto, hai anche maggiore flessibilità sul prezzo. Se vendi dei prodotti di altri, dei prodotti di altre marche, quindi sei un rivenditore, non hai molta flessibilità sul prezzo proprio perché hai un prezzo di acquisto definito, quindi puoi avere un margine che è piuttosto prestabilito e magari non puoi alzare più di tanto il prezzo di listino. Invece, nel caso di prodotti con il proprio marchio, hai maggiore flessibilità. Hai flessibilità sul prezzo, ma hai anche flessibilità sui prodotti perché li puoi personalizzare, quindi puoi ulteriormente alzare il prezzo, alzare il tuo margine e ottenere quindi maggiori profitti personalizzando i prodotti oppure realizzando dei prodotti ad hoc su misura del cliente. Con un prodotto tuo, con un brand tuo, hai maggiori possibilità di aumentare il tuo fatturato perché realizzi tu il prodotto, quindi puoi alzare i prezzi, puoi personalizzare i prodotti, puoi realizzare altri nuovi prodotti sempre della stessa categoria. Inoltre puoi ampliarti anche offline attraverso magari dei punti vendita e se crei un tuo prodotto hai ulteriori vantaggi. Infatti, se crei un tuo prodotto sei anche autonomo da un punto di vista della catena di distribuzione. Non devi affidarti a una catena di distribuzione che è già pronta, già realizzata e magari sei dipendente da grossisti o rivenditori, ma puoi realizzarne una tua ex novo e quindi puoi avere una tua catena di distribuzione anche offline e quindi non hai nessun tipo di dipendenze. Ma ovviamente realizzare dei prodotti propri, realizzare un proprio brand ha anche delle controindicazioni o comunque degli svantaggi. Uno degli svantaggi è sicuramente che richiede degli investimenti iniziali notevoli e anche degli investimenti successivi a medio termine che sono più elevati rispetto agli investimenti richiesti per vendere dei prodotti di altri. Gli investimenti in questo caso sono sia per la produzione del tuo prodotto, quindi investimenti iniziali magari per acquistare i macchinari o acquistare la materia prima o farti realizzare un prodotto tuo, e anche investimenti per il marketing. Il marketing sarà assolutamente fondamentale perché nessuno conoscerà il tuo brand, nessuno saprà chi sei e quindi dovrai effettivamente inserire più budget pubblicitario all'interno delle tue strategie di marketing per aumentare la tua visibilità e la visibilità dei tuoi prodotti. Un aspetto molto importante che devi tenere in considerazione è sicuramente che dovrai fare marketing in maniera costante e continuativa per diversi anni prima di ottenere degli ottimi risultati. Se non stai creando una categoria nuova, in quel caso dovrai anche competere direttamente con altri prodotti o altri brand presenti nella tua stessa categoria di riferimento, nel tuo mercato target. In quel caso dovrai inserire maggiori investimenti nelle tue strategie di marketing per abituare i consumatori a una visione differente dei prodotti, a vedere i tuoi prodotti al posto di a comprare i tuoi prodotti al posto di altri prodotti della stessa categoria e educarli, formarli sui tuoi vantaggi, sulla tua value proposition. Tutto questo richiederà molto tempo se sei un brand nuovo, quindi dovrai avere pazienza e dovrai essere costante nei tuoi investimenti, nei tuoi sforzi e nelle tue attività.